fischietto in bocca. E allora dice che si può partire in verticale a cercare lo scatto di Ghisleni, si impegna e la tiene. Occhio alla falcata del 7, che può arrivare ancora, protegge il pallone. Poi ricomincia da Ghiabua, Cortinovis vicino, prende la mira, non calcia, in buca ancora per Ghiabua. Un gran pallone! E morbidamente il numero 8 alza sopra Avogadri e fa 1-0 Atalanta a 5 della pausa. Primo tempo di controllo ma anche tanta paura, alla fine esce la qualità, la classe della prima della classe con il terzo gol in campionato del 18enne nato a Parma con origini ghanesi. Emanuel Ghiabua a essere scoperta è l'Atalanta e quindi occhio che la partita diventa divertentissima con Sabattini. È solo centralmente Prelez, servito invece dalla parte opposta Baldé, ancora Prelez che pesca l'angolo e la Samp rimette in piedi immediatamente la partita con il suo numero 9. Ancora Baldé che va dentro da Nick Prelez, quarto centro in campionato. E questa volta è stato Fre Coraggio. D'Amico. Canovi per il compagno che si addormenta. Poi subentra Rocha solo parzialmente perché resta lì l'Atalanta con Traoré che prova a passare su Rocha. È più veloce nonostante il fisico minore. Mette al centro e da due passi Colley non può che siglare il gol del 2-1. Entra dalla panchina e riporta avanti la Dea. I due cambi, le due mosse vincenti da parte di Brambilla. Traoré servito da Ghiabua che aveva sbloccato il match da un palo all'altro. Sul secondo c'è Colley che non può davvero sbagliare. 2-1 e Atalanta di nuovo in vantaggio con il capocannoniere del stadio. Altri 5 minuti però di recupero, vedremo se ci sarà adesso. Ottima difesa di Prelez. Dentro Simo. Anzi di Siamunis. Poi Baldé può coordinarsi per il cross che non arriva. Arriva la triangolazione, Baldé mette al centro e la palla dentro. L'ha presa ancora Prelez al 91esimo. Firma la doppietta e fa 2-2. Esplode la panchina della Samp. Al primo di recupero è ancora parità al Bortolotti. Incredibile, incredibile davvero. Per come si era messa, D'Amico protegge il pallone sulla pressione di Bergonzi e poi saggiamente offre a Prelez. Sono finiti 5 di recupero. Occhio che forse c'è ultima azione per la Samp. Fallo, calcio di punizione.